siamo lasciati un attimo fa evocando, anzi l'onorevole Berlinguer evocava un progetto di salute pubblica. Ce lo vuol parlare un pochino più diffusamente? Ce lo vuol descrivere? Veramente l'espressione non è mia. È impropria la mia memoria. Io non penso che possa esistere un progetto di salute pubblica, cioè, penso che sia necessaria una politica di salute pubblica, perché le minacce sono gravissime, a cominciare da quella di un crollo finanziario e quindi anche di un conseguente pericolo per la democrazia. Tuttavia non penso che si possa pensare a un progetto di salute pubblica, se vogliamo chiamiamolo pure così, che sia soltanto un progetto di risanamento finanziario. Deve essere un progetto complessivo di sviluppo e direi di società, di nuova società. Soltanto a questo fine, soltanto in questo senso, se sono chiari i fini di cambiamento, di progresso, di maggiore giustizia sociale, penso che un progetto di questo genere possa essere fatto proprio e da una maggioranza sufficiente di lavoratori, di cittadini, di ceti produttivi, di giovani e essere avviato a soluzioni. Altrimenti enunciare soltanto un progetto di risanamento finanziario per perfetto o per ben combinato, diciamo che possa essere, certo, ha soltanto un risultato, non ha senso, questo non ha senso, perché non ha senso, perché mancano le minime condizioni di agibilità. Sì, vede, il problema qual è? Che quando poi si arriva a dire e qual è questo progetto di società? Di nuova società. Ecco, allora voi fino a alcuni anni fa indicavate un tipo di nuova società che devo dire non era molto accettabile dalla maggioranza degli italiani, tant'è che voi stessi l'avete in buona parte revisionato. Però non si vede, ecco questo è il punto, quando si arriva a parlare con voi e a cercare di capire se siete una forza di governo. Una forza di governo, io capisco che debba dire le finalità di tempo medio e di tempo lungo, ma poi deve dire cosa propongo per l'83-84. Cioè, quello che mi pare manchi ancora al Partito Comunista è questa concretezza a termine breve. Quando lei prima diceva noi in una fase intermedia saremmo anche disposti ad accettare un governo diverso, un governo fatto da un gruppo sociale di produttori, chiamiamolo così, nel quale smantelli il sistema di potere attuale, eccetera. Sì, però questo eventuale gruppo illuminato di progressisti liberali, non so come definirli se non così, e questo, la prima cosa che gli viene in mente di fare è appunto di imporre una politica alla quale finanziariamente sia estremamente rigorosa, tagliando in alto, tagliando in mezzo e anche un po' estendendo al basso, sia pure nel rispetto di quelle fasce minime. Ma ecco, quando poi vi si confronta con questo, voi cosa rispondete in concreto? Ci state? Che condizioni ponete? Lei mi chiede di aderire a un non meglio definito progetto di governo dei produttori, che non saprei neanche bene che cosa potrebbe essere. Ho detto liberal progressisti, ecco, così ci intendiamo meglio. Intanto vorrei vedere fisicamente dove sono, questi liberal progressisti. Beh, ce ne sarà qualcuno. E poi, ripeto, io, a parte che potrei richiamarmi a un documento del resto abbastanza lungo, ma secondo me anche abbastanza approfondito, che abbiamo pubblicato in vista del nostro congresso, in cui sono contenute le linee di una politica di respiro, certamente, e quindi, come si dice in termini economici, a medio e lungo periodo, e al tempo stesso sono indicate le misure che avvino questo progetto. Io però non posso accettare che tutto si limiti al discorso 1983, perché, ripeto, ho sentito troppe volte dire 1982, 81 e così via. Nel 1980 e 79 ci si diceva invece che tutto andava bene, e noi eravamo fra quelli che dicevano, badate,
C'è in questo momento un'espansione, ma questa espansione è precaria e non andrà avanti. Poi si è cominciato a gettare l'allarme e mi sono sempre trovato di fronte a questi famosi progetti, 5.000 miliardi, 6.000 miliardi, dopodiché si risana la situazione, non si è risanato niente. Ha raggiunto l'accordo tra di noi che non serve, nemmeno tra di noi. E allora, però io ne devo tener conto, io non è che sono soltanto uno studioso. Io ho paura che sia un accordo un po' su un equivoco, perché lui dice 5.000 miliardi, no, lei dice 5.000 miliardi, no, ma lui perché intende 50.000? Ecco, molto io quello più, non so. Molto di più. Molto di più, ecco. Ma quindi su questo non so se non state dicendo la stessa cosa e capisco che noi non abbiamo veste per offrirle di per appoggiare un governo. Non stiamo proponendo la costituzione di un governo, nessuno ahimè ce l'ha chiesto. Il Quirinale è vicino, ma non ci è arrivata questa richiesta e ce n'è uno appena costituito che certamente non se ne andrà tanto, non avrà tanta fretta di andarsene, anche se non ha vita facile. Però certo la domanda di Eugenio Scalfari era... c'è un immediato, si parte dall'83, ma non lui, puoi partire dalla prospettiva lontana, e in un certo senso lui voleva dire, immagino, che la vostra prospettiva per l'83 o non c'è o non è convincente. Ma guardi, di fronte... Immagino, non so se ti ho... Non è esatto che noi non presentiamo anche proposte per l'immediato, presentiamo, scendiamo anche su questo terreno. Sulla legge finanziaria siamo scesi sul terreno di... parte anche certamente di quello che si deve restituire agli operai, il fiscal drag, ma in parte anche di quello che si può e si deve tagliare anche nell'83. Ai redditi maggiori. Non solo ai redditi maggiori, ma anche sul piano della previdenza, sul piano della sanità e sul piano della spesa pubblica in generale. Quindi scendiamo anche su questo terreno. Avete, ogni giorno in Parlamento siamo... Ma non avete presentato... Posso gettare un altro osso attorno a cui litigare, che è la politica estera internazionale, che riguarda anche il vostro progetto di alternativa, perché il progetto di alternativa di sinistra, che richiede appoggio anche di forze di centro, richiede che il Partito Comunista sia accettato non solo dai suoi elettori, ma sia accettato dagli elettori degli altri e dagli altri partiti. Senza questa accettazione... l'alternativa non si fa, perché non avete le forze, non è presumibile che non le avrete per farla da soli, non è il sistema elettorale italiano, non lo consente, soprattutto se siete in perdita di velocità, ma comunque insomma è poco immaginabile. Questa alternativa però, c'è un nodo molto grosso che è la politica estera, perché voi oggi in politica di strategia, di politica di difesa, soprattutto state sostenendo una linea che è molto diversa da quella degli altri partiti, perché voi state dicendo, per esempio, blocchiamo completamente l'installazione degli euromissili. Gli altri partiti vi dicono, noi minacciando l'Unione Sovietica di continuare l'installazione degli euromissili, abbiamo ottenuto che l'altro giorno Andropov ci abbia detto che è disposto a smantellare per conto suo centinaia di missili, comprese dozzine, dice, di missili SS-20 per potenze inimmaginabili, quando fino al giorno prima dicevano che l'equilibrio c'era. La vostra stessa proposta di bloccare l'iniziativa di installazione ha preceduto di 3 settimane una dichiarazione di Andropov che, mi scusi, le taglia il terreno sotto ai piedi, perché lui ammette che c'era uno squilibrio pazzesco e è difficile immaginare che lo avrebbe ammesso se non fosse stato sotto la minaccia di un'installazione di missili in Occidente. E su questo siete molto lontani e dal Partito Socialista, che è fermissimo su questa linea, e dai partiti Repubblicano, gli altri partiti intermedi, senza i quali non c'è alternativa. Vi domando come si supera questo ostacolo. Intanto quelle stesse proposte di Andropov, che lei oggi esalta tanto, sono state considerate... No, non le esalto mica, perché sono sempre proposte di uno squilibrio, Badi, perché non è che porta l'equilibrio. Una parte di questi stessi partiti che lei ci addita, ad esempio, le hanno respinte come qualcosa che non conteneva niente di nuovo e di accettabile. Noi siamo di un'opinione diversa da quella dei socialisti italiani sulla questione degli euromissili, ma siamo della stessa opinione dei socialisti olandesi, belgi, norvegesi, danesi, che chiedono anch'essi che sia bloccata la produzione e installazione degli euromissili e che si chiedano all'Unione Sovietica delle consistenti riduzioni dei suoi euromissili. Siamo della stessa opinione di un movimento della pace negli Stati Uniti, che non è soltanto un movimento di popolo, un movimento del resto che comprende quasi tutte le chiese protestanti e cattoliche, ma che è un movimento che ha alla sua testa uomini come Kennedy, come McNamara, ex ministro della difesa. Non dicono la stessa cosa che dite voi, mi perdoni. Che non chiede, è che dicono, secondo me, la richiesta più giusta che si può fare in questo momento, che chiede il congelamento di tutti gli armamenti nucleari a livello attuale,
come prima condizione per cominciare a trattare le riduzioni dei vari tipi di armamenti nucleari. No, mi scusi, la proposta di nuclear freeze per la verità riguarda i missili strategici. No, non no, riguarda, no, riguarda tutti, missili, comunque, tutti no. i tipi di armamento nucleare, tutti i tipi di armamento nucleare. E Badi, poi qui bisogna sì. mettersi d'accordo, perché ci possono essere due concezioni con cui si affronta questa questione qui. O si dice prima bisogna raggiungere l'equilibrio e poi si tratterà per ridurre, che è quello che si dice da decenni, e il risultato è che gli armamenti aumentano sempre. Mi lasci sì, terminare. Prego, prego. Forse ho parlato meno di tutto. Interromperla, per carità. Oppure, e su questa strada secondo me non si va altro che a una corsa ingovernabile e incontrollabile verso sempre nuovi armamenti. Oppure si dice basta, si fermi tutto com'è. È la parola d'ordine del Movimento per la Pace negli Stati Uniti, e di lì si comincia a trattare le riduzioni di tutti i tipi di arma, armamenti strategici intercontinentali, armamenti strategici di teatro, euromissili, armamenti convenzionali e così via dicendo. Se non si fa questo stop, non si ferma la corsa agli armamenti. Questo è molto chiaro. Riprendiamo subito questo discorso, chiedo scusa, ma dobbiamo fare un piccolo stacco pubblicitario. Bene, sul tema degli armamenti, Mario Soldati, sì, è arrivato il momento che tu dica la tua. Faccio una premessa, piccola premessa. Dunque, io avevo chiesto di parlare per ultimo e credo di aver avuto ragione, perché non mi occupo mai di economia, non soltanto di quella generale politica, ma neanche della mia privata, purtroppo. Quindi figuratevi se io penso a quella... Però di politica, no, di economia, no, ma di politica moltissimo. E in quanto a questa questione degli armamenti, io non avevo neanche l'idea di parlare di questo, non mi intendo neanche di questo, ma sono un lettore assiduo, perché sono abbonato, della New York Review of Books, che si occupa di tutto, è una grandissima rivista, è la prima del mondo in generale, dove scienziati, adesso purtroppo io non mi ricordo neanche i nomi, qualche uno mi è venuto in mente e l'ho già dimenticato, mi è venuto in mente un minuto fa, ma dove sostengono che tutte queste questioni per la parità, per la famosa parità degli armamenti, non servono a niente. L'unica cosa che ci difende, e dice, c'è un articolo, non abbiate nessuna paura della guerra, dicono, avremo la pace certamente, perché l'unica cosa che ci può dare la pace è il reciproco timore che le due grandi potenze, Russia e America, hanno l'una dell'altra. Sono informatissime ciascuna dell'altra, delle scoperte, delle invenzioni continue che fanno e gli uni e gli altri. Sono informatissimi, gli russi, gli americani, gli americani e i russi. E l'unica cosa che ci protegge, e che protegge la pace del mondo, è la reciproca, il reciproco timore che l'hanno uno dall'altro. Per cui tranquillamente possiamo essere sicuri che questa parità sarà tenuta. E sono tutte propagande quelle che si fanno per la pace, non servono a niente. L'unica cosa è questa. E vedo, me l'hai detto prima, se adesso... Lo rinneghi sarebbe. Dica chiaramente quello che mi ha detto un momento prima, credo che è d'accordo con me. Credo che sono d'accordo. Ecco, con me. Bravo, grazie. Ecco, perché io sono un ignorante, però leggo queste cose. E dai vari articoli che ho letto e dalle prove che loro danno, citando gli documenti, invenzioni, tutto, è una rivista serissima, io mi sono convinto che questa è la verità. Io adesso, dissento in parte, dissento da questa analisi dissente, che lei fa. Lei, perché se permette, lei è troppo politico, lei è troppo, c'è qualche cosa che è più un po'... Insomma, la politica bisogna che si occupi anche di qualche cosa che è più della politica. E quello che volevo dire era questo. Il mio discorso era basato sulle riflessioni che io facevo sulla politica e mi vengono continuamente in mente. Mi è venuto in mente vedendo un bellissimo film ultimamente, non è molto, credo un anno fa, che si chiama Missing, non so se lei l'ha visto, Scomparso, che riguarda la presa del potere di Pinochet a Santiago, che è stato aiutato dai generali americani, eccetera, eccetera. C'è questo fatto, che comunque la si prenda la politica, è sempre tragica. Noi abbiamo avuto un esempio, che è quello di Hitler, che era un pazzo, vabbè, quello è un pazzo, è quello lì. Il vero pericolo è il pazzo, quello sì che è un pericolo, come dice, faccio una parentesi, come ha detto Fermi sul letto di morte, dove ha detto, facendo un'osservazione di carattere scientifico, di certi fenomeni che si verificano con una certa frequenza nella storia, e sono quelli che determinano poi i cambiamenti biologici della vita, no?
Allora pare ogni 200, 300, 400 anni nascono dei mostri che, come Hitler, che hanno un seguito, questo seguito di gente che crede in loro per ragioni ideologiche, quindi l'ideologia, qualunque ideologia, che è una cosa astratta, è il grande pericolo del mondo, perché Hitler aveva un seguito ideologico, no? Allora, oggi, se nasce un altro Hitler, un Gengis Khan, un Attila, chiamatelo come volete, insomma, questa persona adesso è indubbio che se fosse stato la bomba atomica, ci fosse stata come poi c'è oggi, se Hitler l'aveva avuto, non avrebbe esitato a lanciarla. Ora, Mario, se capita una cosa così, il mondo finisce. La civiltà umana. Mario, come hai detto di tirarti per la mano? No, non accetto. Dunque, allora finiva. L'hai detto tu. Allora, Hitler. Abbiamo tre minuti. Stalin non era un pazzo. I governanti russi, Brezhnev e gli altri che abbiamo avuto, non sono dei pazzi. Ora, quando io vedo che fanno, che c'è stato la Cecoslovacchia, c'è stata l'Ungheria, c'è stato l'Afghanistan, c'è la Polonia, ma c'è anche il piccolo caso di Sakharov. Di Sakharov, che certamente tutti sanno che è una brava persona, una persona intelligente, eccetera, e sono, non lo opprimono mica per il gusto di opprimono, non per sadismo, non per cattiveria, ma perché sono costretti a comprimerlo. Sono costretti perché se danno la libertà, sai, devono darlo anche all'altro, Tizio, Caio, Appio, Imbroglio, e quindi sono costretti. Quindi la politica è una cosa tragica, tragica. E Berlinguer, di cui circola questa barzelletta, che non si è iscritto al Partito Comunista, lei la sa, no? Ma lei si è iscritto alla direzione del Partito Comunista. Quindi è il tipico aner politikos, che vuol dire in greco uomo politico, ma proprio come categoria. Quindi posso dire una cosa? Deve certamente, perché credo che sia una persona non solo umana, non solo leale, lo dice la sua espressione, lo si vede, lo si capisce, ma credo anche rispettoso degli altri, delle idee e del comportamento degli altri, e non è affatto pronto a essere per la violenza, escludendo quella violenza che è necessaria per reprimere la violenza. Lui deve sentirsi veramente tormentato, io penso, da questa situazione. Lasciamoglielo dire. No, un momento, devo finire. Perché io ho già la mia soluzione, una mia cosa è questa qua, ed è questa. Volevo raccontare una cosa che non racconto, l'ho tutta annotata lì, l'ho studiata su Tucidide, cioè il fatto dell'isola Milo, piccola isola che tra i due blocchi di Sparta e Atene, Milo voleva restare indipendente e neutrale, e Atene l'ha costretta con ragionamenti che sono precisi a quelli che fa adesso i russi con i polacchi, precisi, c'è la stessa cosa. Se vuoi venire, subire una violenza. Finisco. Momento. No, è finito il nastro, Mario, chiedo scusa. Accidenti, purtroppo. Rimettete un altro nastro. Voglio no, sentire devo finire. Se l'onorevole... Ma devo finire anche senza fuori dalla discussione, perché a me interessa parlare. Certamente. Non mica solo stare in televisione. Cazzarola. Allora, scusa soldati, vuoi precisare meglio questa cosa interessantissima, fascinosa, ecco, che stai dicendo? Ecco, preciso subito. Dunque, la forza dell'argomento, dell'esempio di Milo, è soprattutto questo, che lo Stato opprimente in quel momento era Atene, Repubblica Democratica, quindi non è la Repubblica Autoritaria Russa, è come un'oppressione da parte dell'America, questo è l'esempio capovolto. Bisogna capire che chi era capo del governo era Pericle, il quale, dice Tucidide, lo dimostra, che lui amava molto Pericle, era contrario a Cleone invece che ha seguito. Pericle fingeva che le decisioni che lui aveva già preso, perché lui era straordinariamente dotato di un istinto di ciò che avverrà, sapeva cosa sarebbe avvenuto e che cosa bisognava fare politicamente, le decisioni da prendere, lui le aveva già decise dentro di sé, ma non ne parlava, e le faceva proporre dall'assemblea, dagli altri. Quindi era un metodo democratico di persuasione. Da noi abbiamo avuto un esempio, che è stato Giolitti. Mi ha detto l'avvocato Cigarini, che tu conosci, e il documento non ho potuto trovarlo, che Togliatti, quando è morto Giolitti, ha fatto una commemorazione dove esalta sperticatamente Giolitti per questo suo metodo democratico. Concludo. Io penso che lei, per il momento faccio un'ipotesi, non è neanche un augurio, ma è un'ipotesi, che lei prenda il potere. E forse questo, mi auguro che sia questo, il
il genere di politica che volevo seguire, cioè quello di Pericle e quello di Giolitti. Ossia quello di portare quello il Parlamento... Quello di una democrazia, però governata da qualcuno, illuminata, non democrazia, illuminata, dal senso della tragicità della politica, in modo da evitare qualsiasi violenza. Sì, molto brevemente... Perché potrei su molte cose senz'altro dire che sono d'accordo con lei, in particolare sugli accenni che lei ha fatto ai rischi dei fanatici e del fanatismo, dell'ideologia, che sono sempre una delle peste, certo, da evitare. Tutte le ideologie. Lei poi ha fatto questo richiamo al realismo, a cominciare da quello che considera che, essendoci la parità negli armamenti nucleari fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, questo di per sé è una garanzia che la pace sarà salvaguardata. Questo storicamente è stato vero per alcuni decenni. Entrambe queste potenze hanno la possibilità di distruggersi reciprocamente e più volte, oltre che la possibilità di distruggere tutto il resto del mondo, anche qui più volte. Oggi comincia a non essere più vero per almeno due motivi. Prima di tutto perché ci sono dei tipi di armamenti molto sofisticati, che sono quelli di cui anche abbiamo parlato prima, che possono arrivare sul bersaglio senza essere segnalati dagli antimissili, sì, o dai radar nel giro di 4-5 minuti. Sì. E quindi questo può creare la tentazione o la paura del primo, sì, colpo. Ecco quindi una necessità, sì, diciamo, ma non possiamo di fermare la corsa. Come possiamo, sì, possiamo controllare. Possiamo controllare riducendo e non arrivando a che si creino questi tipi di armamenti. E secondo, se perché, loro lo vogliono, li fanno perché lo c'è un numero crescente di stati che sono già entrati o possono entrare in possesso essi stessi delle armi atomiche. Quindi qui proprio le ragioni del realismo diventano al tempo stesso le ragioni, se posso dire così, dell'utopia. Se non si ferma la corsa al riarmo, se non si ferma l'introduzione di questo tipo di armi così micidiali, così sofisticate e così incontrollabili, sì, la guerra non può dare diventare... un'arma al possibile Hitler, certo. No, non solo il possibile, la guerra può diventare inevitabile anche fra le due massime potenze, il che vuol dire la guerra mondiale nucleare, sì, per tutti. Questo è... Sì, e poi, certo, lei si è richiamato a Tucidide, si è richiamato a Melo o Milo, sì, però ci sono stati dei momenti della storia e ci possono essere dei momenti della storia in cui contro le ragioni del più forte la giustizia e il diritto del più prevale forte prevale la giustizia, naturalmente la vera la giustizia, giustizia non so, la giustizia voluta. Se non fosse possibile non avrei neanche voluta, parlato, certo, certo che è possibile, ma certo che noi vediamo voluta da tutti coloro che la desiderano e che sono tanti e che possono organizzarsi e che possono unirsi insieme e che possono non tollerare più certe prepotenze. Sì, d'accordo. Direi che qui potremmo avvicinarci alla conclusione. Dallo stato di pericolo nel quale vive la nostra società siamo passati a esaminare lo stato di pericolo nel quale vive il mondo intero. Per tutte e due i mali e per tutte e due i pericoli c'è, affidata alla buona volontà di ognuno, la possibilità di salvarsi, di emanciparsi, di trovare una soluzione. Siamo all'inizio dell'anno, onorevole Berlinguer. Dia in conclusione e molto sinteticamente una linea guida di questa speranza. Almeno per la nostra società. L'ha già detta in queste ultime parole. La linea guida principale deve essere prima di tutto la pace, perché questo è il bene supremo che bisogna salvaguardare per tutti. Senza la pace non potremmo certo occuparci né di economia, né di giustizia sociale, né di democrazia. E questo riguarda tutto il mondo, tutti gli uomini e tutte le donne che vivono sul nostro pianeta. La seconda linea guida penso debba essere quella della giustizia. Se c'è la giustizia sociale, se la gente sente che si eliminano via via i privilegi, le prepotenze, gli abusi, questo può consentire anche i più grandi sforzi e anche sacrifici per cercare di risolvere i problemi del mondo e di risolvere anche i problemi così acuti e così drammatici in cui si trova oggi la nostra Italia. Per concludere, lei è stato cortesemente a disposizione delle domande di un uomo
illustre rappresentante dell'impresa, di un uomo illustre rappresentante della cultura e della letteratura, di due uomini illustrissimi rappresentanti dell'opinione pubblica. Ha lei qualche domanda, una, da rivolgere a qualcuno di loro? Forse la domanda che potrebbe, perché è difficile forse farne una per ciascuno, anche per ragioni di tempo. O una globale. La domanda globale sarebbe quella di quali suggerimenti hanno da dare al Partito Comunista in questo inizio di 1983. E poi, naturalmente, io bella valuterò domanda, se questi... Bella domanda. Rispondi a questo. Sono tali che il Partito Comunista li possa accogliere, ma in ogni dovrei caso... Dovrei essere questo, ma la do subito la risposta. Mi rifaccio ancora a Tucidide. Esisteva una religione, che era la religione degli dei, quella di Erodoto, no? Si sa benissimo che Tucidide, alla scuola di Anassagora e dei sofisti, non credeva più negli dei, ma credeva nella religione, che era la religione umana, quella della vita, quello che è necessario alla vita, quello della giustizia, questo sentimento che è innato in noi. Quella è una religione. Faccia così anche il Partito Comunista, non creda, sì, Marx, Lenin, tutto quello che volete, ma non è quello, non sono questi dogmi, è quell'umanità, quella religione umana, quella non è un'ideologia, è un sentimento, creda a questo sentimento e allora il Partito Comunista sarà anche il mio partito, si abolirà il dogma. Bene. Mi pare che... Con questo possiamo concludere dicendo grazie all'onorevole Berlinguer, grazie ai cortesi ospiti che insieme a lui hanno animato quest'ora di parlare di politica in un modo che mi auguro sia stato abbastanza interessante per tutti. Buonasera.